Con il bellissimo Nilino di Mistrico Filati ho appena realizzato questa maglietta con maniche tre quarti. Il modello è semplicissimo, anche perché i punti utilizzati sono quelli della base dell'uncinetto, quindi maglie alte e catenelle. Ma la particolarità di questa maglia sta nelle aperture lungo le maniche, che le regalano un effetto molto bello. Vediamo come si realizza questa maglia e cosa occorre. Per la mia maglia con manica a tre quarti ho utilizzato un lilino, un filato fresco e scorrevole composto da lino e viscosa di lino. È ideale da indossare per capi di abbigliamento da indossare non solo d'estate perché è molto fresco, ma anche durante i primi freschi settembrini. Le tinte sono tutte stupende, io ho scelto il color salvia, ma vi dico che sono una più bella dell'altra. Potete visionarle nella cartella colori sul sito mistricofilati.it. Andate a cercare il filato ondilino e troverete la cartella colori con tutte le tinte disponibili. I gomitoli si presentano in matasse da 50 grammi e misurano 110 metri. Per la mia maglia nella taglia S ho utilizzato 9 gomitoli di Onlilino e li ho lavorati con l'uncinetto 3,5. Iniziamo il nostro tutorial. Per la taglia S della mia maglia, beh, è una S piuttosto morbida, dobbiamo avviare 176 catenelle. Io vi faccio vedere soltanto un campione del punto perché, ripeto, il punto è molto lineare, quindi è molto semplice. Vi faccio vedere soltanto, come, si lavora e poi proseguite da sole con le 176 catenelle. Il punto si, avvia su un numero di, catenelle divisibile per 11 e poi per terminare con, così come abbiamo iniziato, dobbiamo aggiungere 9 maglie. Quindi ripetiamo 11, 11, 11 e poi alla fine aggiungiamo le 9 maglie che sarebbero le 9 maglie alte per chiudere il giro. Io avvio un campione quindi 22 maglie più aggiungo le 9 per chiudere in modo che la riga inizia e termina con lo stesso numero di maglie alte. Adesso dobbiamo iniziare la prima riga con 9 maglie alte, quindi la prima maglia alta è sostituita da 3 catenelle. Nella quarta andiamo a lavorare una maglia alta, poi un'altra maglia alta, quindi in totale dobbiamo avere 9 maglie alte comprese le prime 3 catenelle che sostituiscono, abbiamo detto, la prima maglia alta. Quindi 9 maglie alte, 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e di nuovo 9 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e terminiamo con 9 maglie alte e 9. Abbiamo così iniziato e terminato con 9 maglie alte. Nel secondo giro lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie e poi andiamo a lavorare 3 maglie alte sulle 3 maglie alte centrali del gruppo di 9. Poi lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e inseriamo l'uncinetto nel primo traforo e qui lavoriamo una maglia bassa. Poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, saltiamo 3 maglie, sulle 3 maglie centrali lavoriamo 3 maglie di nuovo 5 catenelle, saltiamo 3 maglie
una maglia bassa nello spazio di 2 catenelle. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, saltiamo 3 maglie e poi 3 maglie alte. Due catenelle e saltiamo 2 maglie alte e nell'ultima andiamo a lavorare una maglia alta. Adesso andiamo a ripetere il primo giro e poi ripeteremo sempre secondo e terzo giro. Quindi 1, 2, 3 maglie alte, 2 maglie alte dentro lo spazio di 2 catenelle. Quindi abbiamo lavorato 3 maglie alte, dobbiamo lavorarne in totale 9, come nel primo giro. Quindi una sulla prima maglia alta, una sulla seconda maglia alta ed una sulla terza maglia alta. Nello spazio di 5 catenelle lavoriamo 3 maglie alte. Così in totale abbiamo di nuovo ripristinato le 9 maglie alte del primo giro. Ora 2 catenelle. Andiamo nell'altro arco di 5 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2, 3, 3 sulle maglie alte, 3 nell'altro spazio di 5 catenelle. Due catenelle di separazione, ripetiamo 3 maglie alte nello spazio di 5 catenelle, 3 sulle 3 maglie alte no. 2 nello spazio di 2 catenelle ed una nella terza catenella sottostante, quella di avvio del giro. Ho terminato quindi il primo motivo con i trafori, poi vado a ripetere di nuovo il secondo giro, il terzo e così via, e alterniamo sempre questi trafori, quello con 2 catenelle e quello con gli archetti di 5 catenelle. Voi lavorate le vostre 176 catenelle e poi ci vediamo alla fine dei due rettangoli fatti con questi motivi con trafori. Ho terminato i due pannelli, il pannello davanti, il pannello dietro. Adesso devo andare ad unirli. Intanto vediamo le misure. Il pannello quindi in lunghezza misura 84 cm, in altezza 17 cm. Prendiamo 4 marcapunti e iniziamo a chiudere le spalle e anche il sottomanica. Per le spalle dobbiamo chiudere 5 gruppi di 9 maglie alte, quindi il primo gruppo è questo qui, poi il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Mettiamo i marcapunti nello spazio di 2 catenelle dopo il quinto gruppo di maglie alte, di 9 maglie alte. Lasciamo liberi 6 motivi per la scollatura, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e mettiamo il secondo marcapunti nello spazio e così ci rimangono i 5 motivi di 9 maglie alte per l'altra manica. Andiamo al sottomanica invece, perché da qui in poi qui andremo a lavorare in tondo la maglia e quindi andremo ad arrivare fino alla vita. Saltiamo per il sottomanica non più 5 ma 4 motivi. Quindi 1, 2, 3, 4 motivi e inseriamo il marcapunti in questo punto qui. Lasciamo liberi 2, 4, 6, 8 motivi e andiamo a mettere il marcapunti
Dopo l'ottavo motivo, nello spazio di 2 catenelle, e così lasciamo liberi di nuovo 4 motivi. Abbiamo così suddiviso la prima manica, il resto della maglia con la scollatura e l'altra manica. Le maniche le andremo a cucire soltanto nel primo motivo e nell'ultimo motivo, lasciando liberi 3 centrali. Così abbiamo anche questo traforo lungo il braccio. Per le misure io ho suddiviso 25 cm per le maniche e 34 per la scollatura. Invece nel sottomanica ho lasciato 20 cm e 44, 20 cm per le due maniche e 44 per il resto della maglia, quindi per il davanti e 44 anche per il dietro. Quindi cuciamo con un ago da maglia il sottomanica e il primo e l'ultimo motivo della manica, lasciando liberi 3 centrali, e ci vediamo dopo per iniziare la lavorazione del corpo della maglia. Una volta terminate le cuciture, rivoltiamo quindi il lavoro dal diritto e abbiamo i sottomanica cuciti, l'apertura sotto in tondo la lasciamo perché adesso andiamo a raccogliere le maglie alte e lavoreremo sempre in tondo, la scollatura che poi rifiniremo con un giro di maglie basse ed infine le maniche che, come vedete, ho cucito soltanto in corrispondenza del primo e dell'ultimo motivo, lasciando un bel traforo aperto. Quindi prendiamo la parte sotto, quella dove abbiamo i sottomanica, e nell'apertura andiamo a lavorare a maglie alte il corpo della maglia. Prendiamo sempre il nostro ondilino e continuiamo la lavorazione. Qui abbiamo il sottomanica cucito e qui il primo traforo del pannello dietro. Formiamo un cappietto, inseriamo l'uncinetto nel primo traforo ed estraiamo una maglia bassa e poi lavoriamo 2 catenelle che sostituiscono così la prima maglia alta. Poi andiamo a lavorare una maglia alta su ciascuna maglia alta sottostante. Di nuovo nel traforo di 2 catenelle noi lavoriamo una maglia alta e non due, perché considerate che lavorando a maglie alte la maglia tende a cedere. Di nuovo 9 maglie alte. Ed una maglia alta nel traforo. Continuiamo così per tutto il pannello dietro. Ho lavorato tutto il pannello dietro, adesso mi ritrovo dove c'è il secondo sottomanica. Ho il traforo e qui lavoro una maglia alta. Poi una maglia alta la lavoro nel punto della cucitura del sottomanica. E poi passo al pannello davanti e lavoro una maglia alta nell'altro traforo e 9 maglie alte sulle 9 maglie alte sottostanti. Una maglia alta nei trafori e sempre 9 maglie alte, e proseguo così anche per il pannello davanti. Ho terminato anche l'ultimo gruppo di 9 maglie alte del pannello davanti e mi ritrovo il traforo prima del sottomanica.
quindi lavoro una maglia alta, una la vado a lavorare nel punto della cucitura del sottomanica e poi chiudo il giro con una maglia bassissima nel punto, vedete qui, tra le catenelle iniziali e la maglia alta. Adesso iniziamo a lavorare il secondo giro e lavoro così: 3 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto. Per evitare poi quella famosa riga trasversale quando si lavora a maglie alte, facciamo in questo modo. Poi vi lascio anche il link per la lavorazione dritta a maglie alte senza l'antiestetica riga trasversale. Quindi una maglia alta su ciascuna maglia alta sottostante e lavoriamo sempre così, quindi tutto a maglie alte. Ho terminato anche il secondo giro e lavoro sempre sulla maglia alta dopo le 3 catenelle, la maglia bassissima di chiusura del giro. Vi faccio vedere come sta avvenendo. Ecco qui, ho già lavorato 2 giri a maglie alte e proseguo fino a raggiungere una lunghezza adatta alla vita e poi andrò a lavorare il motivo di rifinizione. Quindi continuate a lavorare. Adesso nel video vi spiegherò anche quanto, per quanti giri ho lavorato io, e ci vediamo dopo. Buon lavoro. Ho lavorato la maglia per 20 giri a maglie alte, adesso vado a lavorare e rifinire con i motivi a V. Quindi iniziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, nella stessa maglia lavoro una maglia alta. Ho così lavorato il primo motivo a V. Salto 2 maglie e nella successiva lavoro una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta, e ho fatto il secondo motivo a V. Proseguo, salto 2 maglie e nella terza lavoro una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Salto 2 maglie e nella successiva una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Proseguo così per tutto il giro. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima all'interno del primo motivo a V. E adesso vado a lavorare questo e gli altri giri sempre allo stesso modo, ovvero con 3 catenelle per iniziare più 2 per il motivo a V e una maglia alta. Vado nell'altro motivo a V e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Di nuovo vado nell'altro motivo a V e ripeto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, e lavoro così per questo e per altri giri fino a quando non raggiungo la lunghezza che mi serve. Quindi voi lavorate e vi dirò adesso quanti giri ho lavorato io prima di rifinire la maglia, prima di chiudere la maglia. Lavorate per 12 giri i motivi a V e poi andate a rifinirle con delle maglie basse, quindi una catenella per iniziare, una e 2 maglie basse nel primo motivo a V e poi una maglia bassa tra i motivi a V, quindi tra i 2 motivi a V andiamo a inserire una maglia bassa, poi di nuovo dentro il motivo a V 2 maglie basse, una nello spazio, di nuovo 2 e poi una, e lavoriamo così per tutto il giro. E poi andiamo a rifinire allo stesso modo, quindi lavorando sempre a maglie basse, le maniche, le aperture lungo le braccia e la scollatura. Formiamo un cappietto e rifiniamo anche le maniche. Inseriamo l'uncinetto in un bastoncino formato dalla maglia alta sotto dove c'è la cucitura e lavoriamo a maglie basse. Poi qui abbiamo il bastoncino del traforo, ne lavoriamo 2 di maglie basse. Poi qui abbiamo di nuovo un bastoncino e lavoriamo una maglia bassa e qui 2, quindi in corrispondenza dei trafori 2, in corrispondenza delle maglie alte 1. 1 2 1 1 2 e 1. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro.
lavoro un totale di 2 giri a maglie basse, quindi di nuovo una catenella ed una maglia bassa e poi una maglia bassa su ciascuna maglia. E così vado a rifinire anche l'altra manica con 2 giri a maglie basse. Rifiniamo la scollatura, formiamo un cappietto e inseriamo l'uncinetto in questo punto dove abbiamo le due maglie alte e qui andiamo a lavorare una maglia alta, quindi negli spazi di 2 catenelle lavoreremo una maglia alta, poi una maglia bassa e poi una maglia bassa su ciascuna maglia alta. Una nello spazio di 2 catenelle e di nuovo una su ciascuna maglia alta. Terminato poi il giro a maglie basse andiamo a fare la stessa cosa nelle aperture, quindi lavoreremo anche in questo caso una maglia bassa nello spazio di 2 catenelle e 9 maglie basse sulle 9 maglie alte. Quindi rifiniamo così come la scollatura anche le aperture davanti, così poi la nostra maglia sarà pronta per essere indossata, dovranno soltanto andare a cucire qualche filo. Rifiniamo i trafori della manica. Formiamo un cappietto, agganciamoci in uno di questi punti con le 2 catenelle e lavoriamo una maglia bassa dove ci sono i trafori e poi una maglia bassa su ciascuna maglia alta, come abbiamo fatto anche per la scollatura. Una nei trafori ed una su ciascuna maglia. Poi siamo arrivati alla chiusura del traforo, quindi qui una maglia bassa e andiamo dall'altra parte sul dietro e lavoriamo un'altra maglia bassa nell'altro spazio di 2 catenelle e poi di nuovo ripetiamo le 9 maglie basse sulle 9 maglie alte. Così stiamo rifinendo anche la scollatura, diciamo l'apertura, scusate, delle maniche. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. Abbiamo così rifinito anche i trafori delle maniche. Il tutorial di oggi è terminato, la maglia è venuta davvero molto bella, l'ho già indossata e mi piace tantissimo, non vedo l'ora di metterla visto che ancora il tempo lo permette e poi tra l'altro anche sotto una giacca è perfetta, quindi la potete utilizzare ancora per molto tempo. Non è nemmeno difficile da realizzare, anzi è semplicissima visto che i punti utilizzati sono quelli basilari, quindi mettetevi al lavoro, scegliete il colore dell'only lino, quello che più vi piace e iniziate subito la vostra maglia. Inviatemi le foto perché sono curiosa di vedere non solo come è venuta ma anche come vi sta addosso. Grazie ancora a Mistrico Filati per quest'altro bellissimo filato che tra l'altro abbiamo già conosciuto perché ho realizzato anche la giacchetta con Only Lino e sotto nel box informazioni vi metterò il link per visionare il video. Riguardo ai filati vi metto sempre nel box informazioni sotto il video anche i link per acquistare Only Lino. Ci vediamo al prossimo video tutorial e vi auguro buon uncinetto. Ciao ciao!